Finita la partita, era pura formalità, il Lanciano ha perso contro la Casolana, ma è festa rossonera al Biondi, uno stadio che ha visto la Serie B, che ha visto anni ruggenti per Lanciano Sportiva, popolo rossonero numerosissimo, si è giocato di sabato ma nuovo entusiasmo, ritorno in eccellenza, dunque una giornata celebrativa. Mister, è una giornata di festa, arrabbiato per la sconfitta? Sono arrabbiatissimo perché non volevo finire così l'ultima partita in casa, la volevo finire in maniera diversa. Avevo chiesto a questi ragazzi, purtroppo non ci siamo riusciti, evidentemente loro avevano più fame oggi e quindi hanno portato a casa il risultato pieno. Ecco lo stadio Biondi. Lo so, lo stadio Biondi, infatti anche per questo volevo regalare anche a loro un'ultima vittoria in casa. Non ci siamo riusciti, mi dispiace tantissimo, però ci godiamo lo stesso questa festa che era quello che aspettavamo dopo tutto quello che è successo durante quest'annata. Ci regali un sorriso? Me lo sei riuscito a strappare, faccio fatica, però è giusto così. Il futuro? Futuro ancora troppo presto, manca ancora una giornata e più manca la Coppa Mancini, poi ci sarà la società, ci sarà chi è di dovere che deve valutare e decidere. Ne parleremo e vediamo il da farsi. Quale maglietta indossano? È tutto a posto. Tutto a posto. Speriamo per un futuro qui sia tutto a posto. Ce l'auguriamo, grazie. Presidente, Ercole Pompa, che bella scena. Non è pentito di aver assunto questa carica, vista la festa e il ritrovato entusiasmo? Assolutamente no, anzi sono entusiasta 4 volte. Perché i sacrifici che abbiamo fatto fino ad oggi sono stati tanti e quindi rivedere lo stadio Biondi con tutta questa gente è per forza una soddisfazione. Quindi può essere solo l'inizio, anzi dovrà essere solo l'inizio. Che bella responsabilità. Lo so, infatti mi sono comprato un bel guaio. No, speriamo di no. Come ho sempre detto anche in precedenti interviste, io mi auguro che questo serva a risvegliare l'amore per la squadra da parte di tutta la città. Se questo avverrà, per noi è un piacere ulteriore e speriamo di poter nell'anno prossimo allestire, diciamo, una squadra che perlomeno sia competitiva. Però adesso è tutto prematuro, Enrico, non posso anticipare niente, ma non perché non voglio, perché sinceramente ci stiamo godendo il momento e arriverà anche il momento in cui ci metteremo seduti a tavolino tutti quanti e vedremo quello che si potrà fare per il futuro. Allora, buona festa, rossonera. Grazie a voi e a presto, speriamo, grazie.